Buongiorno, grazie ancora una volta ad Appler, ci ritroviamo a parlare ai noi ancora di Covid, semplicemente perché voglio condividere con voi una circolare del Ministero che ha la data di ieri, di cui sono entrato in possesso stamattina, e per dare alcune precisazioni, insomma, o informazioni ulteriori che mi sono state sollecitate o portate all'attenzione da colleghi in questi giorni. Allora, andiamo al volo. Sapete tutti che il 28 di aprile sono state adottate le linee guida dalla Conferenza Stato-Regioni per la ripresa delle attività. Bene, in queste linee guida si parla anche di una questione che appunto io avevo sottovalutato, cioè a cui avevo dedicato poca attenzione, e che invece una veramente splendida collega di Parma, di cui non farò il nome perché insomma, voglio rispettare la privacy, ma veramente una ragazza fantastica, mi ha segnalato. La questione è quella del gioco delle carte, nel senso che queste linee guida ci dicono che sono consentite quelle attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione. E direi che le carte vengono citate come esempio, ma ne sono proprio davvero un esempio classico. Quindi si possono utilizzare le carte da gioco a condizione che siano rispettate ovviamente alcune prescrizioni fondamentali. Innanzitutto la mascherina, e non si discute. L'igienizzazione frequente delle mani e della superficie da gioco, anche questo abbastanza indiscutibile, il rispetto della sacrosanta misura di 1 metro di distanza tra i tavoli adiacenti e il consiglio di sostituire frequentemente i mazzi di carta usate con mazzi nuovi. Quindi, insomma, a queste condizioni si può far giocare a carta. Dopodiché c'è una nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna che ha specificato alcune questioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande. In particolare volevo ricordarvi la questione della consumazione di alimenti al tavolo all'aperto. Perché questa nota ci spiega come sono da intendersi le aree all'aperto. E veniamo ad elencarle. Un'area senza alcuna copertura o coperta tramite ombrelloni, oppure dehors, che sono delle tensostrutture con pareti in materiale plastico amovibile o apribile, totalmente aperti. Quindi dehors va bene, ma devono essere totalmente aperti. Le strutture con soffitto fisso, ma con almeno 3 lati completamente aperti, ovviamente salvo l'ingombro costituito dai sostegni, cioè è chiaro che non lo facciamo abbattere, insomma, la struttura. E ancora strutture con soffitto fisso e pareti scorrevoli aperte per almeno il 50% della superficie dei 3 lati, che con una nota informale ulteriore è stato precisato che praticamente deve essere aperto il 50% per ogni lato. Ovviamente in tutte queste strutture possono essere utilizzati i riscaldatori, le stufe o altri strumenti di regolazione, scusate, della temperatura. Ed è consentito il servizio al tavolo da parte del personale. Ovviamente i tavoli devono essere disposti in maniera tale da mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro tra i clienti di tavoli diversi. Okay. Ulteriore precisazione invece sul consumo al banco: la consumazione sul posto in piedi è possibile solo se il banco è accessibile direttamente dall'esterno, perché è posizionato per esempio sulla porta o sulla finestra, o posto integralmente all'esterno. La consumazione va comunque effettuata sempre nel consueto rispetto del distanziamento del solito metro, insomma, distanziamento sociale classico.
Non è ammessa la consumazione al banco all'interno dei locali o in spazi che comunque non siano definibili all'aperto. Ora vengo alla circolare, che è la numero 15.350/117/2/1, che ha il protocollo 33.694 di ieri, 7 di maggio. Il Ministero va a rettificare, a modificare meglio un'interpretazione che aveva fornito con la precedente circolare esplicativa del decreto legge 52. Che cosa ci dice questa circolare che è davvero importante conoscere? Ci dice che per tutti gli esercizi, compresi quelli con il codice Ateco 56.3, cioè i bar senza uso della cucina, la vendita per asporto è consentita anche oltre le ore 18, mentre la circolare precedente ci diceva che vigeva il limite delle ore 18. Quindi, diciamo, da ieri tutti gli esercizi, anche i bar col codice Ateco 56.3, possono fare la vendita per asporto oltre le 18. Ovviamente resta il limite di spostamento generale delle 22, per cui alle 22 chi non ha motivi di lavoro, salute o stato di necessità deve trovarsi a casa. Poi vedremo se a metà mese verrà prorogato alle 23, ma di questo stanno discutendo, quindi rimaniamo in fervida e fiduciosa attesa. La circolare ci conferma il divieto di consumazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le 18 e la consumazione sul posto o nelle adiacenze in qualsiasi orario. Bene, con questo ho concluso. Saluto con particolare affetto il mio collega e amico Paolo Piccinini di Modena, che è stato il mio badante, il mio tutor, e con il quale ogni tanto ci sentiamo per scambiare le opinioni in materia, ovviamente, e un altro grande affettuoso saluto all'ottimo collega e anche questo amico Lorenzo di Reggio Emilia per la pazienza e il tempo che mi dedica a risistemare questi video, a risistemare me ce ne vuole, e che collabora insomma, attivamente con Appler per permetterci appunto di condividere queste informazioni. Buona domenica a tutti, visto che domani è domenica, e alla prossima.